Abbiamo il gestore del Bauscia, Luca. Buonasera. E quindi sto Bauscia? Allora, sto Bauscia è che cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Mi dica. Da cosa è nato? Da cosa è nato? È nato da un progetto di vita molto lungo che poi si è concretizzato in questa iniziativa commerciale. Io prima lavoravo nel mondo della finanza e a un certo punto ho deciso di riappropriarmi della mia vita, e quindi è nata l'idea del trasferimento da Milano in Emilia Romagna, in particolare a Modena, dove sono legato affettivamente per famiglia e per amici. E ho realizzato un sogno nel cassetto, che era quello della ristorazione, e ho voluto farlo qui in Emilia Romagna. Perfetto, parlaci del menù. Come è nato il menù? Il menù nasce da momenti di vita vissuta con gli amici di Modena, e quindi l'ho dedicato a loro, cercando di fondere la cucina tradizionale modenese con quella milanese. Ho capito. Parlaci dei piatti, delle specialità. Beh, ovviamente non potevano mancare i tortellini a modenese, che io personalmente chiamo con amore un velivolo di venere, un po' perché mi ispira qualcosa di sessuale, che quindi mi piace, e poi perché c'è la tradizione di un velivolo di venere che descrive questo cuoco nell'antichità che aveva sognato Venere uscire dall'acqua, e è corso quindi in cucina a ricreare Don Benico di Venere con un piatto, ed è lì è nato il tortellino. Quindi l'ho voluto riproporre giustamente per onorare anche la cucina che in realtà mi sta ospitando, la terra che mi sta ospitando. E poi ho portato un po' di cucina milanese, che non ha la stessa cultura Milano dell'Emilia Romagna in termini di cucina, di piatti, però ho voluto portare anche un mio contributo personale, quindi un po' di cultura che mi ha accumulato e cresciuto in questi 35 anni. Ho capito. E come vini, Bauscia cosa offre? Come vini, Bauscia dei vini, ci capisce un cazzo del Bauscia dei vini, e si è affidato a una cantina riconosciuta a livello sicuramente nazionale ma anche internazionale. Questo qua è un mio amico, un brianzolo, quindi che mi cura la cantina, quindi per ora la curiamo con una consulenza esterna dedicata. Bene, ok, finisci con un consiglio e un invito per tutti i clienti. Il consiglio è quello di venire a trovarmi almeno una volta per conoscermi e per darmi la possibilità di conoscermi in questo ristorante, che ho cercato di arredare come se avessi dovuto arredare casa mia, sperando che vi possiate trovare bene. Io farò di tutto perché questo possa accadere. Ok, perfetto. Allora ti salutiamo e ci vediamo presto a Bauscia. Grazie.